Ed eccoci in un nuovo video per parlare di notizie, stagione che sta per volgere al termine, quindi conferme, addi, calciomercato, ma non solo, e parliamo tanto di Serie D. La stagione regolare è ormai conclusa, ora ci sono i play-off, i play-out, la pool scudetto, il post-season fondamentalmente, ma diversi club si stanno muovendo nell'ottica di programmare l'anno prossimo. In questo senso si è mosso l'Este, formazione del girone C di Serie D, arrivata a un passo dai play-off perché è arrivata a 51 punti, a pari punti con il Campo d'Arsego, ma sotto per, credo, una questione di differenza reti. Nonostante questo, il lavoro svolto da Mister Pagan è stato premiato, conferma anche per la prossima stagione, e si continuerà quindi con il tecnico che tanto bene ha fatto comunque quest'anno. Società che invece ha deciso di separarsi dal tecnico è il Certaldo, formazione toscana, che vi ricordo essere arrivata penultima, considerando l'esclusione della Pistoiese. Infatti era inserita nel girone D quest'anno il Certaldo, quello della Pistoiese però ormai retrocessa, e quindi il Certaldo che è stato retrocesso per una questione di differenza di punti rispetto alla quintultima, quindi ripartirà dall'eccellenza e non lo farà con Mister Ramerini, che lascia a fine stagione, dopo comunque una lunga permanenza da queste parti, e purtroppo risultati che non sono evidentemente arrivati. Conferme, ho qualcosa in bocca, vabbè, conferme, ce l'ho ancora, scusatemi, ma questa scena è molto brutta, non la taglierò perché voglio immergervi nella mia pazzia. Conferma in casa Gelbison, perché restano anche per la prossima stagione due calciatori che quest'anno sono risultati comunque importanti. Vi ricordo, squadra arrivata nona nel girone H di Serie D, ci si aspettava di più perché è una retrocessa, l'anno scorso faceva la Serie C, non ha saputo confermarsi ad alti livelli, ma resteranno a disposizione per la prossima stagione due pezzi grossi, a partire dal capitano Antonio Croce, che resta quindi disponibile, giocatore molto importante sia dentro che fuori dal campo. Vi ricordo, attaccante classe 37 anni, calciatore quindi molto esperto che resta anche quest'anno, e resta anche il giovane De Pasquale, che è un 2004, centrocampista che ha evidentemente convinto e resterà quindi in terra campana. A questo punto ci spostiamo in casa Pro Palazzolo, società che è pronta già a ripartire per la prossima stagione. Due le conferme a livello dirigenziale, in particolare vi ricordo squadra arrivata terza nel girone B di Serie D, dietro al Caldiero che è stato promosso e al Piacenza. Vedremo cosa fare i playoff, però come sapete i playoff valgono fino a una certa in Serie D, certo per i ripescaggi, ma è molto complicato come discorso, soprattutto con le next gen che incombono come spettri alle spalle di questi club di Serie D. Ma detto questo, Pro Palazzolo che ha confermato il responsabile dell'area tecnica Braghini per i prossimi due anni, quindi per le prossime due stagioni lavorerà ancora in casa Pro Palazzolo, ha stretto contatto con il direttore Fusari, direttore sportivo che resta anch'esso alla Pro Palazzolo per le prossime due stagioni, quindi due conferme molto importanti per comunque due figure che hanno fatto bene quest'anno dalle parti della Pro Palazzolo, che chissà che non potrà anche vincere i playoff. Detto questo, andiamo in casa Ospitaletto, società neopromossa dall'eccellenza alla Serie D e che ha confermato il tecnico Quaresmini per la prossima stagione. Ha vinto il campionato di eccellenza Lombarda girone C, perché ovviamente in Lombardia ci sono vari gironi, non come in Calabria dove per esempio ce n'è solamente uno.
Sicuramente campionato tosto, ma vittoria importante e che ha garantito la conferma del tecnico Quaresmini anche per la prossima stagione. Cambio in sella invece per quanto riguarda il Sant'Angelo, perché proprio negli ultimissimi giorni è arrivato l'annuncio della separazione con Mister Scarpa, altra società che attualmente milita in Serie D, è arrivata decima nel girone D, peraltro, quindi quello del Certaldo, della Pistoiese. Stagione di buon livello, salvezza comunque raggiunta, che era la cosa principale. Nonostante questo, separazione quindi con Mister Scarpa e già annunciato un nuovo tecnico che sarà Stefano Brognoli, ex tecnico del Brusaporto, del Ponte San Pietro, squadre entrambe sempre di Serie D, quindi buona esperienza alle sue spalle, pronto quindi a ripartire dal progetto Sant'Angelo, lui che comunque già da calciatore ha vestito la maglia rossonera, quindi se vogliamo una sorta di ritorno per lui. Detto questo, andiamo in casa Mezzolara perché la società vuole subito ripartire. Vi ricordo quest'anno è arrivata la retrocessione, squadra infatti arrivata ultima proprio nel girone D, quindi oggi siamo molto nel girone D, dietro per l'appunto al Certaldo, l'altra retrocessa direttamente, in realtà retrocesso anche il Borgo San Donnino sempre per una questione di differenza reti, ma comunque a parte ciò il Mezzolara vuole subito ripartire per tentare il salto in Serie D. In questo senso annunciate le principali cariche della società, il direttore generale sarà Roberto Mazzanti, il direttore sportivo sarà Matteo Mari e presentato anche Nicola Galletti come nuovo tecnico del club biancoceleste per, ripeto, ripartire, programmare un campionato a vincere in eccellenza e quindi tornare in Serie D. Conferma in casa Seravezza Poz a livello di calciatori perché resta a disposizione Brian Bedini, vi ricordo società che quest'anno ha ottenuto un discreto sesto posto nel girone E, a un punto solo dai playoff, dal Tau Altopascio in particolare e a due dal Livorno, buona stagione, sicuramente contenti da quelle parti. Vi ricordo che abbiamo già parlato anche della conferma del direttore Calistri, direttore sportivo, e adesso è arrivata la conferma anche di Bedini, centrocampista classe 99, che quest'anno ha fatto molto bene e che resta quindi a disposizione del Seravezza Pozzi. Andiamo in casa Figline, quindi restiamo sempre in Serie D. Oggi vi dicevo grande focus, non solo perché poi parleremo anche di diciamo notizie club a livello più internazionale. Figline che si ritrova proprio nel girone E di Serie D, arrivato nono in classifica quest'anno con 49 punti e conferma per il direttore Agatensi, che resta quindi anche per la prossima stagione come direttore sportivo del club toscano, se non erro, e chissà che non possa comunque rilanciare anche le ambizioni rispetto alla prossima stagione e puntare magari a un playoff. Vedremo un po'. Ora, calciomercato, raffica di colpi, perché sono stati diversi negli ultimi tempi per quanto riguarda il mercato soprattutto in Brasile. Non ho capito perché diversi club hanno annunciato dei colpi di mercato, ma tant'è. Il Santos, che vi ricordo è retrocesso in Serie B l'anno scorso, quindi riparte dalla cadetteria, ha prelevato Patrick per il centrocampo, che è un classe 92, grande esperienza per lui, ex San Paolo, internazionale atletico mineiro, da cui proprio arriva per 940.000 euro, contratto fino al 2026, un calciatore che può dare sicuramente un grande apporto ad un Santos che credo vorrà ritornare fin da subito in massima serie, dove è stato per tantissimi anni. Andiamo in casa Bragantino, squadra della galassia Red Bull, come ben sappiamo, che comunque ogni tanto lancia dei giovani interessanti e comunque piazza anche dei colpi interessanti. Uno di questi è quello di Pedro Henrique, centrale difensivo classe 95, arrivato da qualche giorno dall'Atletico Paranaense per 1,5 milioni di euro, un investimento importante, contratto fino al 2026 e obiettivo quindi cercare di andare avanti insieme e raggiungere anche palcoscenici di un certo rilievo. Bragantino che
nonostante tutto, vuole sicuramente restare tra le prime della classe in Brasile. Andiamo a questo punto in Finlandia, questo me ne sono accorto perché comunque il campionato finlandese lo seguo. Eremenko si è trasferito all'Ognistan, formazione neopromossa, molto interessante come realtà dalle parti della Finlandia. Parliamo di un trequartista classe 87, giocatore importante a questi livelli, a queste latitudini, che ha lasciato l'anno scorso peraltro l'Onka, squadra in cui militava, firmando questo contratto fino a fine stagione per lui fino al 31 di dicembre, quindi una stagione che passerà per l'appunto all'Ognistan. Era svincolato dopo l'esperienza all'Onka e ripartirà comunque dalla Finlandia, lui che ha avuto tra l'altro una carriera anche abbastanza particolare con diversi club in diverse parti del mondo, un po' giramondo, diciamo così. Diego Eraso ha firmato con il San Lorenzo, attaccante colombiano classe 1996, che ha firmato peraltro 2 mesi fa circa, lui che ha comunque condotto una carriera interamente in Colombia e ha approdato in Argentina per 836.000 euro dal Deportes Tolima. San Lorenzo, che vi ricordo, è anche in Copa Libertadores, quindi per lui è anche un'opportunità importante di misurarsi nella Champions League sudamericana. Contratto fino al 2026, quindi anche qui 3 anni fondamentalmente, e volontà di rilanciarsi in un campionato importante come quello argentino. Longstaff si è trasferito al Toronto FC e me l'ero completamente perso, quindi ve lo voglio riportare. Parliamo di Matty Longstaff, che non è Sean, attualmente gioca a Newcastle. Matty è un ex Newcastle che quindi è andato in MLS a giocarsi le sue carte, tra l'altro un Toronto che ha annunciato anche un'altra notizia di cui tra pochissimo parleremo. Vi ricordo, calciatore inglese classe 2000, che va a misurarsi in una realtà in grande crescita, perché l'MLS sta crescendo tantissimo di anno in anno, inesorabilmente, e sono contento perché è giusto così. E sarà curioso vederlo. Era svincolato peraltro da luglio, poi ha firmato con il Toronto a febbraio, e quindi dovrà soddisfare le aspettative. Vi ricordo che è comunque il fratello di Longstaff del Newcastle, ha firmato fino a fine 2025 più opzione di rinnovo per la successiva stagione. Chi lascia invece il Toronto è Ayo Akinola, che proprio negli ultimi giorni ha rescisso il contratto, ora risulta essere infatti svincolato, attaccante canadese classe 2000, che dopo fondamentalmente qualche mese al Toronto ha annunciato questa rescissione. Lui è cresciuto proprio anche nell'Academy del Toronto, ma evidentemente le parti non avevano più trovato la quadratura del cerchio per proseguire il proprio rapporto. Chi lascia, restando sempre da quelle parti, ovvero nel continente americano, è Ibarbo, che lo conosciamo bene, meme su meme su Victor Ibarbo, ex Cagliari tra le altre, ha avuto una buona carriera, devo dire, in Serie A, ma lascia l'America de Cali, formazione colombiana in cui militava, o meglio lascerà il 1° di luglio, quindi ancora qualche mese, anzi sì, 2 mesi fondamentalmente ancora in terra colombiana, poi sarà svincolato e libero di accasarsi da qualsivoglia parte. Lui era arrivato proprio il 1° luglio del 2023 dopo la parentesi giapponese, infatti dopo Cagliari lui ha giocato diversi anni in Giappone, poi è tornato in Colombia, ma come detto non si è evidentemente trovato bene, vedremo se qualcuno poi ci punterà. Chi sta facendo grandi cose è Cubarsí ha rinnovato con il Barcellona, era notizia di ormai diverso tempo fa, mancava solamente l'ufficialità, contratto fino al 2027, quindi per i prossimi 3 anni, e a cifre importanti, perché percepirà uno stipendio importante. Vi ricordo che è un classe 2007, giovanissimo, all'età di Yamal, sta facendo molto bene in ruoli diversi, ma stanno entrambi dando grandi soddisfazioni ai Blaugrana.
e quindi rinnovo sicuramente meritato. Si può discutere sulle cifre, perché possono anche essere molto esagerate per giocatori di quell'età, però se arrivano a giocare in Champions a determinati livelli vuol dire che hanno la mentalità giusta, anche se vogliamo di accettare di prendere determinate cifre. Vi ricordo che avrà anche una clausola rescissoria di 500 milioni di euro per blindarlo come si deve. In Spagna comunque le clausole sono praticamente d'obbligo, però ecco, la conferma al di là delle cifre è sicuramente meritata. Chi viene confermato è Kokorin all'Aris Limassol, formazione che quest'anno ha fatto anche in Europa, in cipriota, formazione cipriota, attaccante classe 91 che lascia quindi la Fiorentina, visto che gli scade il contratto. Lui si è trasferito l'estate scorsa in prestito, ha fatto anche diversi gol a Cipro e l'Aris quindi lo preleva, proprio da luglio sarà definitivamente del club cipriota per la prossima stagione fino al 2025 e vedremo se saprà soddisfare le aspettative. A questo punto due notizie extra, perché ci sono delle novità importanti in casa Standard Liegi, una delle varie squadre del 7-7 Partners, 7-7-7 Partners, società che detiene le quote anche del Genoa, dell'Everton, per quanto ci sia una situazione molto particolare legata al club di Liverpool, ma una situazione particolare anche in casa Standard Liegi, perché si lamenta un'incertezza per quanto riguarda il futuro. Ne ha parlato anche il tecnico Leko, proprio di queste problematiche. 7-7 Partners, che è coinvolta negli States in numerose cause legali che hanno avuto anche quindi delle conseguenze sui vari club di cui detengono le quote. Ancora devono essere saldate varie rate da parte della società, c'è il rischio anche che non si paghino degli stipendi per i prossimi mesi e quindi l'ipotesi che la società possa vendere è sempre più probabile, possibile e potenzialmente vera. Vedremo un po', certo è che questa notizia non farà neanche contenti i tifosi del Genoa, che comunque sono nelle mani di un club che a livello estero non è che stia, cioè nelle mani di una società che a livello estero non è che stia facendo cose fantasmagoriche. Dall'altro, interessante notizia legata al mondiale per club, perché potrebbe durare la vita di questa nuova competizione che la FIFA e Infantino hanno voluto promuovere. Potrebbe durare meno di un gatto in tangenziale, come si suol dire, no? Perché addirittura i calciatori, il sindacato dei calciatori, FIFPro quindi, e l'organizzazione World Leagues stanno minacciando, secondo le indiscrezioni, azioni legali contro la FIFA per questo mondiale per club. Vi ricordo, competizione che si giocherà dal 2025, ogni 4 anni, che mette in palio un trofeo importante, però va sempre più ad affollare un calendario che è già molto di per sé affollato, viste le numerose competizioni, soprattutto in Premier dove ci sono 69 coppe, hanno tolto i replay, che è già una cosa, però restano tantissimi gli impegni per i calciatori di un certo calibro, di un certo livello, che lamentano quindi questo eccessivo carico di lavoro, diciamo, che poi può effettivamente influire sulla condizione fisica e sulle prestazioni. Vedremo cosa se ne farà, ma ripeto, c'è il rischio veramente che duri pochissimo questa competizione, perché poi se i giocatori non la vogliono giocare sono loro i protagonisti. Io posso organizzare anche una competizione di qualsiasi tipo, ma se poi non ho chi me la porta avanti, cioè gli attori principali che sono i calciatori, a tanto vale. Detto questo, parlando di calciatori, Thiago Silva ha firmato con il Fluminense. Nello scorso video abbiamo parlato del fatto che lui lasciava e avrebbe lasciato il Chelsea a fine stagione. Si parlava anche di Milan, di Juve, un'ipotesi un po', diciamo, campata per aria, perché torna in Brasile, firma con l'ambizioso Fluminense, dove potrà fare la differenza, perché è sì un classe 84, ma è un giocatore che può fare la differenza assolutamente in Brasile. Torna a casa, dove lui comunque è esploso, è cresciuto. Il Milan infatti lo prelevò nel 2009 proprio dal Fluminense. Torna a titolo gratuito dal 10 luglio, quindi da una stagione che sarà già bella che è in corso in Brasile,
e sicuramente da quelle parti saranno molto entusiasti. Andiamo in casa Werder Brema perché sono state annunciate diverse novità, tra cui quella che ci interessa maggiormente, la nomina del nuovo direttore sportivo. Brema che ha annunciato anche il rinnovo di Zetterer, che è il portiere, conferma importante perché ha fatto un'ottima stagione quest'anno, come anche tutto il Brema. Ma come dicevo, ci interessava il discorso direttore sportivo. Ex calciatore del Werder Brema, Niemeyer, sarà quindi il DS, quarantenne, molto giovane, ma che ha già un incarico importante e che credo sarà pronto comunque a soddisfare le aspettative di un club che vuole crescere, questo sicuramente. Simone Pesce ha annunciato il proprio ritiro. Parliamo della bandiera del Lumezzane, squadra che quest'anno ha fatto molto bene da neopromossa nel girone A, riuscendo a centrare i playoff, cosa assolutamente non scontata. Classe 1982, ormai 42enne, si ritirerà quindi a fine stagione. Ha fatto diversi anni ad alti livelli, sia in Serie D che in Serie C. Ora è ora di appendere gli scarpini al chiodo e di dare una mano in società, perché comunque l'attuale società ha fatto già sapere che per lui c'è un posto all'interno della società. Nicola Canonico si dimette dal ruolo di presidente del Foggia dopo anni particolari con polemiche e notizie particolari. Ecco, mi viene solo questo termine so utilizzare, notizie un po' così controverse da quelle parti. Foggia che l'anno scorso è arrivata a un passo dalla Serie B, quest'anno neanche da lontano la vista, però comunque la categoria l'ha mantenuta, quindi chi arriverà al suo posto, perché vi ricordo che Canonico consegnerà la società nelle mani del sindaco, che poi dovrà trovare nuovi imprenditori interessati a portare avanti il progetto tecnico sportivo. Però ecco, chi avrà l'onere e l'onore di prelevare il Foggia avrà la possibilità di avere un club di livello alto in Serie C e che può essere sicuramente ambizioso. Detto questo, andiamo in casa Arezzo perché lascia il direttore Giovannini dopo 2 anni importanti. È arrivata la separazione tra le parti, direttore generale che ha fatto molto bene. Arezzo che comunque è arrivato come anche il Lumezzane ai playoff nel girone B, poi è uscito al primo turno, entrambi erano in trasferta, il Lumezzane contro il Legnago, l'Arezzo contro la Juve Next Gen, però il lavoro di Giovannini resta, tanto che infatti diversi club sono alla finestra per eventualmente poi prelevarlo, comunque tesserarlo, contattarlo, avere la possibilità di portarlo in società, però come dicevo lascia l'Arezzo. Sempre rimanendo nel girone B, sempre parlando di una squadra che è stata eliminata primo turno playoff, il Gubbio, che è arrivato ancora quinto in classifica, già l'anno scorso arrivò proprio quinto nel girone B, anche quest'anno grande stagione, però è arrivata l'uscita, l'eliminazione all'ultimo minuto contro il Rimini in casa, che ha fatto molto male e che ha portato Mister Braglia a lasciare. Le motivazioni sono legate molto alle strutture, perché Braglia ha lamentato del fatto che ci si deve allenare in campi non adeguati per comunque il blasone e anche le intenzioni del club umbro. Quindi la volontà è quella di lasciare, si è dimesso, ne ha già comunque fatto sapere in conferenza, in un'intervista. Vedremo se ripartirà da qualche altra squadra, però questa è stata la sua scelta. Chi ha deciso anche di lasciare in terra inglese David Moyes con il West Ham, tecnico che comunque negli ultimi anni ha fatto molto bene, quest'anno no, Europa lontanissima, diversi problemi, tra l'altro ha perso anche giocatori importanti per lungo tempo a causa di infortuni, però non è tanto questo, squadra che non è riuscita a soddisfare le aspettative. E quindi era ora di chiudere un po' il ciclo. Moyes quindi lascerà a fine stagione. Sarà curioso vedere eventualmente da chi ripartirà lui, perché il West Ham dovrebbe ripartire da Lopetegui, tecnico anche
sono andato dal Milan, ma i tifosi non lo vedevano, non lo volevano assolutamente vedere. Poi sicuramente Lopetegui farà benissimo al West Ham e i tifosi del Milan diranno no, perché non abbiamo preso Lopetegui? Vabbè. Comunque, a parte questo, vedremo, perché non è ancora ufficiale l'arrivo di Lopetegui, ma è molto molto probabile. È ufficiale, e chiudiamo qui, con l'esonero di Bielizza da parte dell'Union Berlino. Vi ricordo l'Union Berlino che ancora deve salvarsi, mancano infatti due giornate in Bundesliga, squadra attualmente quart'ultima, quindi sarebbe salva, ma con un solo punto di vantaggio sul terz'ultimo posto, che vale lo spareggio con la terza della Bundesliga 2. Funziona così in Germania, le ultime due retrocedono e la terz'ultima fa uno spareggio. Quindi l'obiettivo è evitare come la peste questo terz'ultimo posto occupato dal Mainz. Union Berlino che prova a dare una scossa visti i recenti risultati negativi, esonerando Bielizza che era arrivato in corsa e che adesso sarà curioso vedere se con questa scelta, con questa decisione, la squadra riuscirà ad evitare per l'appunto lo spareggio. I collaboratori, quindi Marie-Louise Etta, che peraltro è una donna e sarebbe storico che una donna guidasse un club maschile, e Sebastian Boni e gli altri collaboratori continueranno il progetto. In particolare poi il tecnico sarà Marco Grote e quindi vedremo se si riuscirà ad arrivare all'obiettivo salvezza. Curiosissimo in questo senso. A questo punto mi fermo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.